è svolta il 13 febbraio 2017 la revocazione storica al 13 de febbraio organizzata dalla confraternita Opera Pia San Rocco in collaborazione con la Proloco di Ruvo di Puglia e patrocinio dell'amministrazione comunale assessorato alla cultura. La confraternita Opera Pia di San Rocco ha voluto ricordare tutto quello che successe 514 anni fa, ovvero il 13 febbraio 1503 avvenne la commemorazione, più che la commemorazione, ci fu la disfida di Barletta, la famosa che si trova sui libri di storia dell'arte, ma la partenza dei francesi che soggiornavano qui a Ruvo sotto la Palisse ebbero la benedizione dal vescovo Francesco Spalluzzi per poi partire verso la disfida. Sempre quel giorno ci fu la dedicazione del tempio della chiesa, perché nel 1502 Ruvo fu affetta da una gravissima pestilenza che narra la storia che passando San Rocco vestito da pellegrino la fece scomparire questa peste. L'evento si è articolato con la discesa dei 13 cavalieri francesi da Palazzo Melodia e giuramento, cui seguì la famosa disfida di Barletta avvenuta dopo la benedizione impartita dal vescovo di Ruvo, Monsignor Francesco Spalluzzi. L'iniziativa è tesa alla valorizzazione dell'evento storico della disfida di Barletta, che ha coinvolto anche la nostra città. Infatti la disfida fu uno scontro tenutosi il 13 febbraio 1503 nella mattina di Sant'Elia fra 13 cavalieri italiani e altrettanti cavalieri francesi, che partirono dalla città di Ruvo di Puglia dove risiedevano. Gli storici locali affermano che i 13 francesi, prima di partire, ricevettero la benedizione presso la nostra chiesa di San Rocco. Il combattimento finì con la vittoria degli italiani. In ricordo di questi eventi fu affissa nel 1930 una lapide marmorea posta sulla facciata del castello in piazza Matteotti. Noi non abbiamo cavalieri italiani ma solo francesi, ovvero è interpretato il capo Diego Lamotte, che nella presentazione che farà il giullare si chiamerà Charles Guy Lamotte. Quindi non ci sarà l'incontro tra Fiera Mosca e Lamotte? No, ci sarà solo la discesa dei 13 cavalieri, poi ci sarà la Santa Messa dove parteciperanno i 13 francesi e a concludere questo evento, questa manifestazione, ci sarà il testamento che leggerà il giullare per la Motte. Dopo la discesa d'Arco Melodia e la celebrazione della messa nella chiesa di San Rocco, si è svolto il corteo per le vie dal centro antico.